creatività, bellezza e grandi ospiti sul palcoscenico di CNI Day Moda, il defile spettacolo andato in scena sabato scorso nel suggestivo scenario del rinnovato Piazzale della Libertà. Nata 10 anni fa da un'idea del segretario provinciale CNA, Moreno Bordoni, l'evento ha offerto ancora una volta un'importante vetrina per i grandi marchi legati quest'anno alla moda mare, agli abiti da donna e da sposa. Ma non solo, perché il palcoscenico ha dato una grande visibilità anche alle produzioni degli artigiani locali. La manifestazione, infatti, è nata con l'obiettivo di promuovere un settore in crisi da tempo. 160 sono le aziende che negli ultimi 4 anni hanno chiuso i battenti nella sola provincia di Pesaro e Urbino. Questo progetto è giunto alla 10ª edizione. Non si arriva a un compleanno così importante se dietro non c'è tanto lavoro, tanta passione, tanta volontà di fare qualcosa davvero di concreto e di buono per le imprese. Questo evidentemente ci viene riconosciuto, perché oggi siamo nel salotto buono della città, tra l'altro negli ultimi mesi proprio ristrutturato a nuovo, e devo dire la verità, sono soddisfatto perché è un grande lavoro organizzativo, abbiamo alzato l'asticella della qualità, ma l'abbiamo fatto con grande orgoglio e con grande voglia di fare bene. Anche quest'anno la serata è stata presentata da Gio Squillo, conduttrice sulle reti Mediaset del programma TV Moda. La moda fa riflettere chi siamo, chi non siamo. Siamo il più bel paese del mondo e abbiamo una grande capacità, lo facciamo benissimo queste cose, siamo bravi e le facciamo bene. Quindi sono molto emozionata e anche concentrata, perché vorrei dare tutto il mio cuore per questa iniziativa, alla quale veramente dedico, insomma, un po' della mia vita, perché ormai sono 6 anni e quindi per me è un importante appuntamento, non vorrei perdermelo assolutamente. Nel corso della serata è stata premiata Margherita Principi, la cantante pesarese protagonista all'ultima edizione di X Factor. La giovane, che per l'occasione ha interpretato 2 brani, ha ricevuto all'abbraccio gli applausi della piazza, ottenendo il premio Idee in Moda 2016, il riconoscimento che ogni anno viene riservato ad un personaggio che si è particolarmente distinto nel mondo dello spettacolo. Aveva questa motivazione per il talento e la capacità di trasmettere emozioni con la musica. Margherita però non è stata l'unica protagonista, perché come da tradizione sono tanti gli ospiti illustri presenti all'evento. Tra questi Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, l'attrice Michela Quattrociocche, Miss Italia 2014, Clarissa Marchese e la showgirl Martina Colombari, che sul palco di Idee in Moda ha festeggiato i suoi 41 anni. Io ho dei parenti qua a Pesaro, la mia testimone di nozze è di Pesaro, e quindi diciamo che quando sono qua mi sento a casa. E quindi, insomma, diciamo che il dialetto proprio non lo capisco proprio del tutto, però insomma cerco di venire spesso. Qua si sta bene dappertutto, insomma, poi la gente è simpatica, si mangia bene. Io sponsorizzo sempre la nostra terra, anzi sono molto felice di essere italiana in questo momento, dove l'Italia invece ha bisogno di un po' più di calore, un po' più di affetto. Per fortuna, insomma, con Expo Milano e tutta l'Italia si è ripresa tanto, e quindi io sono una grande sponsor del nostro paese.